Questa intervista, cari telespettatori, è per me particolare. Mi coinvolge emotivamente e professionalmente. E vi dirò subito perché. Vi parlerò di Gibellina, la città del Belice devastata 50 anni fa da un terribile terremoto. Ebbene, 50 anni fa era una domenica e io stavo insieme con il collega irpino, anche lui, Biagio Agnes, nella redazione del TG1, perché stavamo preparando la prima edizione del telegiornale delle 13:30. Era una domenica molto uggiosa a Roma e per la verità scarseggiavano gli argomenti su cui centrare la prima edizione di un nuovo telegiornale. Quando ci arrivò la notizia che il Belice era stato sconvolto da un violento sisma, e allora facemmo partire subito le truppo per il Belice e i telespettatori delle 13:30 del giorno del terremoto potettero vedere per la prima volta in diretta quello che era stato questo drammatico scossone che aveva distrutto non solo Gibellina, ma Montevago, che aveva distrutto Santa Ninfa, dove poi operò Don Riboldi, Partanna e tanti altri paesi. Bene, io conoscevo il sindaco di Gibellina di allora, Ludovico Corrao, il senatore Corrao, che poi ha avuto una morte tragica, come forse qualcuno di voi ricorderà. E Ludovico Corrao immediatamente si diede da fare e forse nella sua intelligenza, nel suo disegno lucido, concepì per Gibellina un progetto di rinascita, chiamando i maggiori artisti dell'epoca, i maggiori architetti più importanti, da Pietro Consagra a Quaroni, a Purini, a Portoghesi, a tanti altri che non voglio citarvi, li chiamò a pensare ad una riedificazione di Gibellina. Gibellina diventò in breve una specie di laboratorio artistico, un museo a cielo aperto. Purtroppo però questa antica, bellissima cittadina che si porta dietro un carico di storia, ecco, notevole, è, come dire, divisa oramai in due parti, una Gibellina antica distrutta, su cui c'è il grande Cretto di Burri, un'altra grande opera, e la Gibellino nuova, questa Gibellina edificata su questo sogno artistico, su questo recupero. Bene, Ludovico Corrao, per la mano che io diedi allora come responsabile della redazione culturale del TG1, volle darmi la cittadinanza di Gibellina. Per cui capirete, cari telespettatori, quanto sia io compreso di questo problema e quanto io stia vicino al sindaco attuale di Gibellina, Salvatore Sutera, il quale ha accettato di rispondere
ad alcune mie domande alla vigilia della visita nel Belice del Presidente della Repubblica Mattarella. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ha sentito, sono stato probabilmente lungo, ma ho dovuto, come dire, inquadrare una situazione. Ecco, com'è oggi Gibellina? È risorta, è stata ricostruita, è rinata, che ci può dire? Ma com'è Gibellina oggi? Gibellina oggi, grazie al sogno lucido, come lei diceva, di Ludovico Corrao, Gibellina è una città con delle contraddizioni sicuramente, ma Gibellina oggi è il museo en plein air più importante dell'Italia meridionale. Questo sogno di Ludovico Corrao ci consegna oggi tanti monumenti, tante opere di artisti, e ci consegna oggi il grande Greto di Alberto Burri, ci consegna l'originalità di un museo delle trame del Mediterraneo che in un momento di grandi problematiche legate alle sponde del Mediterraneo si pone come momento di dialogo con le sponde più o meno ricche del nostro mare. Ci consegna oggi la Fondazione Orestiadi, che è un istituto di alta cultura che ancora oggi riesce a produrre arte e cultura. Diciamo che sicuramente Gibellina è una realtà con tantissime cose, con tanti problemi, perché essendo un piccolo paese e avendo una ricchezza enorme di opere a cui siamo tenuti chiaramente a tenerle quantomeno per bene, se non arricchire il patrimonio, ma già questo per i piccoli comuni con tutte le difficoltà economiche è già un problema, ha un assetto urbanistico molto ampio. Chiaramente, come tanti altri paesi, anche Gibellina, se non anche un po' in maniera più attenuata, vive il problema dei ragazzi che vanno a studiare fuori e che poi spesso non ritornano. Diciamo che vive tutta una serie di problemi, ma è una città che ancora oggi desta interesse, è una città viva. Senta, Infatti. sindaco, all'ingresso del Belice c'è una grande stella di opera di Pietro Consaglia, molto, molto bella. Io ho conosciuto da vicino Consaglia e nella sua intenzione, nella sua immaginazione, c'era quello di dare un significato a quest'opera, cioè una stella per la rinascita del Belice, ecco, di tutti questi paesi. Io ho letto che avete costituito un comitato di sindaci che si presenterà a Mattarella con molta estrema dignità. Voi non piangerete, non vi piangerete addosso, certo, rappresenterete ancora le necessità che ci sono nel Belice, che ci sono certamente a Gibellina, ma farete anche presente che il Belice ha camminato, che la gente non si è ritirata, che la gente è andata via, sì, ma non è scappata, che il Belice è andato avanti in questi anni. È così? Guardi, lei ha fotografato perfettamente l'idea che
che i sindaci del Belice hanno e che è quello che vogliono proporre. In queste manifestazioni che proprio iniziano il 14, tra l'altro è prevista proprio un ingresso di tutte le autorità attraverso la stella di Consagra che rappresenta la porta del Belice, con l'inaugurazione di una stele dove sono scritti tutti i nomi dei comuni della valle. E l'idea è proprio quella di questo a 50 anni il Belice, che è questo ingresso in un nuovo Belice, in un Belice che magari le immagini o le notizie che sono state riportate di un Belice di sprechi o di altro, è un Belice che invece ha saputo davvero lottare e ha avuto la forza, grazie anche a tanti grandi uomini che l'hanno guidata, la forza di superare le avversità non solo della natura, ma anche le avversità di uno Stato che in certi momenti è stato completamente sordo, e grazie quindi alle lotte e agli appelli questo Belice è riuscito, questo popolo è riuscito a ricreare sotto varie forme, grazie all'arte, grazie all'imprenditoria, grazie a una coesione, diciamo, a una visione d'insieme, e oggi il Belice vuole riproporsi non come singole città, ma come un territorio che è in grado di poter offrire tanto a chi vuole venire da queste parti. È un territorio che può offrire arte, arte contemporanea, arte antica. Ricordiamoci che il territorio della Valle del Belice, del territorio della Valle del Belice fanno parte Selinunte, Segesta, che c'è. Abbiamo quindi davvero tanto da poter offrire. È chiaro che rimangono ancora delle problematiche, come lei diceva, in alcune zone che vanno risolte, ci sono ancora delle incompiute, ma è chiaro che dopo 50 anni vogliamo guardare a un futuro. Vogliamo proporre un territorio ricco ripeto, di paesaggi, ricco di mare, ricco di buona cucina, ricco di tante cose. Quindi ecco, venite a vederci, ecco, un viaggio nel Belice vale la pena fare. Bene, la ringrazio moltissimo, Sindaco. Le faccio i Grazie migliori auguri. a te. La ringrazio e quando Riaffermo vuole, qui io il avrei il piacere dovere del di nostro poterlo ospitare a paese Gibellina. di chiudere questa pratica, perché è intollerabile che a tanti anni di distanza ci possano essere ancora tanti residui e tante sofferenze per molte persone. Auguri a Gibellina, Sindaco. Grazie, auguri a voi.